Liguria. Liguria. Welcome to the paradise. €4 un caffè. Benì, di tasse ne pago 3. Qua però si sta da re. Sei proprio un foresto, Milano, Torino, l'estate sta arrivando da noi, nebbia non ce n'è. Arriva di Oscia. Vamos alla playa, con birra e focaccia, se strico la paia c'è sempre bonaccia. Costa del Ponente per l'abbronzatura e le Cinque Terre belle da paura. Me gusta toda Liguria, è una goduria. Toda Liguria, è una goduria. Se terra aspra un po' selvaggia, i tramonti sulla spiaggia, di passaggio per chi viaggia, quel passotti non si sbaglia. Prendi la moto, andiamo a mangiare sul litorale, sole vi scogli la brezza di mare, lo dice anche Gino, sapore di sale. Poi scende la notte e andiamo a ballare, ma prima Sanremo, Casino Royale. La nostra regione è l'ideale d'estate, sai già dove farti trovare. Il finale lo dico con Paolo, c'è da fare. In ospitali lo pensa all'imbecilli, e per citare i Trilli te giù musse che mandilli. Nell'entroterra tra fiumi, monti e funghi, forse non l'hai capito, la Liguria caput mundi. Vamos alla playa, con birra e focaccia, se strico la paia c'è sempre bonaccia. Costa del Ponente per la bronzatura e le Cinque Terre belle da paura. Vamos alla playa, con birra e focaccia, se strico la paia c'è sempre bonaccia. Costa del Ponente per la bronzatura e le Cinque Terre belle da paura. Me gusta toda. Infatti si vede dalla pancia che ti è. Non è vero, la pancia non si vede. La pancia non si vede e... No! Ma ci hanno visto anche? È bello che voi ci abbiate visto. Adesso ci sentono, Massi. Massi, dalla regia, cosa dici? Ci sentono adesso? Allora, voi avete visto noi che facevamo una bella scenetta, ma non avete sentito nulla di quello che abbiamo detto. Quelli che hanno cantato prima, erano i Cugini di Campagna? No. E chi erano? I nipoti di Cristo? Chi era? Erano i Cugini della Corte. Ma come? Non lo sai? Ah, i Cugini della Corte. Ma sono quelli che sono insieme, a... c'è un miscuglio con chi? Ma con il buio pesto, no? Allora sono loro, ma sono bravi, Non so, Saiyan, cugini, parenti, sono bravi perché ci hanno ricordato che è una settimana che andiamo a farci gli aperitivi. Andiamo a bere. Attenti, si vedono tutti gli aperitivi, Leo. E qua gli... Dove li ho messi io? Dove io metto le birre e tu metti gli aperitivi. Non so farmi le parolacce, ma non... Ma come no? Ma figurati. Sono la seconda della mia persona. Va bene, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, anche questa sera siamo qui, stasera in veste nuova, sì, mettiamo la veste nuova e andiamo in diretta per fare un'anteprima di quella che è la trasmissione della domenica. Ci piace così, va bene. Siamo pazzi, non vi preoccupate, possiamo fare anche... Siamo piano piano... come ti posso dire, adoperando per essere al top del... Asso, asso,
Assolutamente, ci, sì. Ci arriveremo, Emo. Che scemo, Emo. Allora, ragazzi, questa sera di cosa parliamo? Parliamo un po' di tutto, parliamo di quello che faremo domenica, di quello che faremo mercoledì insieme a Carlo e Piero. Dove sono Carlo e Piero? Abbiamo notizie. Carletto ha detto che ci raggiungeva. Piero probabilmente questa sera lavorerà qui, sarà dei nostri. Peccato, lo salutiamo. Ciao Piero, ciao. Noi però ci siamo e vogliamo parlarvi di un po' di cosine, di quello che faremo domenica, di quello che vedremo anche domani sera, perché domani sera, dovete sapere, avremo una piccola finestra sul lancio di un... di qualcheduno che va sulla stazione spaziale, vero Massi? Rinfrescatemi un attimo le idee, la SpaceX, giusto? SpaceX, ho detto giusto. Quante persone ci sono sopra lo SpaceX? DOS? C'è anche il DOS? Non c'è Windows 10, c'è il DOS? Two people. Due persone sulla SpaceX che raggiungeranno la ISS, infatti dopo la partenza, dopo uscita dall'orbita, raggiungeranno la velocità di 27 km, si uniranno alla stessa velocità della ISS, quindi faranno, mentre l'ISS... Va bene, Giorgio si è scurato da solo, ha fatto karakiri e si è piantato una spada nello stomaco, quindi vedrete solamente me. Bene. No, io non so come mai, è tutto il giorno che la 3 funziona come me, cioè a di cane, uguale identica, andiamo in curva alla stessa maniera, stessa identica maniera. E comunque 27.000 km all'ora è come uno sputo, cioè la velocità di uno sputo. Il mio starnuto 27.000 km orari uguali di non è più né meno, né più né chissà che cosa si vede a quella velocità lì. Si vede quello che vediamo in diretta, i nostri amici su Facebook possono vedere direttamente immagini allora dalla ISS. Buon Massi dalla regia ha fatto delle cose splendide. Allora, se ci vedranno, se sarà la possibilità, quando saremo online. Ciao. Infatti è a poco che possiamo dirvi che faremo un collegamento con l'ISS. Sì, vabbè. Ma me l'ho spagata un po' grossa, ma vabbè, uno viene, ascolta. Benissimo. Siccome noi andiamo a scatti, vi diciamo che vi mandiamo un bel video di introduzione, cioè quello che settimana abbiamo fatto, un po' di interviste, ok? E cazzeggiando, diciamo la parola, cazzeggiando, abbiamo fatto un po' per Albisola qualche ripresa della nostra prima Albisola. E Massimo dalla regia, se puoi mandare la intro, pronti a vedere. Intro 01, vai! Vai, yes sir! Ok, siamo in giro per Albisola, Leo, vero? Sulla passeggiata, bellissima passeggiata. Oggi tra l'altro è una splendida giornata, siamo andati a fare un po' di interviste sempre per Radio Quarantine per adesso, radio che cambierà nome, presto nome, voi lo decidete, eh? Assolutamente, eh? Allora, Leo, com'è stata la giornata? Proficua o no? È proficua, sì, come sempre, molto proficua, i commercianti rispondono bene, non ci riempiono di parolacce, quindi va bene, sono tutti molto, mi viene sempre da dire positivo, ma non questa parola, allora scrivete qua sotto nei commenti, scrivete tutti i sinonimi di positivo che vi vengono, così almeno Leo se li fa suoi e vediamo di cambiare questo positivo che a me mi dà un'ansia. Una volta tanto lo possiamo dire che siamo tutti positivi, no? Perché no? Prima ci dicevano che dovevamo essere positivi, adesso che lo siamo non lo possiamo essere? Io lo voglio essere e lo siamo. Siatelo anche voi. Fiducioso,
voglio essere fiducioso e positivo. Quanto è bella la nostra Albisola, Leo, quanto è bella. Quanto è bella la nostra Liguria, tutta la Liguria è bellissima. Venite in Liguria che si sta veramente bene. Lo so, è piccola, ci sono pochi parcheggi e magari tante volte la gente è anche un po' scontrosa, però vi posso assicurare che il territorio è vasto. Una bella vacanza di relax in Liguria la potete fare tranquillamente. One time. Ad Albisola. Quella con lo necio lì. Oh bellissimo, lo vedo dappertutto sto qui allora. Oh ma lì, come lì, allora è proprio nicio. Oh Carletto. Ciao Carlo. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Buonasera. Si è aggiunto il mitico Carlo del canale Super Nerd Bros. Giusto, Super Nerd Bros. Solo un secondo, chiedo un attimo una cosa alla moglie. Mi accendi la luce? Grazie. Guarda, le mogli meglio lasciare stare. Io mercoledì mi avete sempre accompagnato con Bud Spencer e Terence Hill, mi avete fatto tornare i bambini. Giusto, hai vinto anche una key, un codice del gioco, eccolo qui. Ta-da! Felicissimo di potermelo scaricare sul mio PC e poter giocare. Ma ci giochiamo poi in due. Esatto, non vedo l'ora, Carlo, veramente non vedo l'ora. Guarda. Io non sono un giocatore assiduo, no? Play giù che uso una volta ogni tanto, proprio sporadicamente. Però Bud Spencer, questo gioco qua, mi è veramente interessato. Ma perché? Ma perché richiama. Giusto, c'è proprio lo spirito dei film dentro questo gioco qua. E Leo, quindi è molto scacciapensieri. Leo, tu guardavi anche tu sicuramente Bud Spencer. Io sono senza parole per il mio amico solo. Mi fa passare sempre per lo stupido e allora questa cosa mi comincia a pensare. Ma tu mi dici che la Liguria è piccola, subito dopo mi dici che è vasta e l'omino che si chiede come mai è naturale. Anche il presidente del consiglio promette tanti soldi a tutti quanti ragazzi, sarà. Ognuno fa i suoi sbagli, diciamo così, dai. Scusate la caduta di stile, aperte virgolette, richiuse immediatamente. Allora, perché non è finita qui e ce ne sono delle altre. Domenica sera vedrete quello che sono riuscito a fare durante un'intervista di Leo a un nostro carissimo docente, cui poi passerò a dirle, guarda che così ce l'abbiamo con te. Ce l'ho io con lui. Perché è molto divertente la così. Dove ce l'ho? Sotto? Dove ce l'ho? Massi, indicami da che parte ce l'ho, Leo, perché non so dove sia. Se è sopra, se è assi. Quindi così è giusto? È giusto. Faccio così almeno non sbaglio. Quindi io ti vedo così. Io ti vedo così e ti posso guardare. Gli infilo un dito nell'occhio, guarda. Sono stato, hai visto che ci sono riuscito? Visto che effetti speciali questa sera. Allora, io vorrei salutare qualcuno online. C'è qualcuno?
Cioè, allora, Francesco che sta guardando, Francesco, ti aspettavamo ieri, ma vabbè, non ti preoccupare, che rimo per qualsiasi altra volta. Ciao Francesco, benvenuto fra noi. Facciamo una cosa, Leo. Facciamogli vedere che siamo vicini vicini, ma facciamolo con sicurezza. Allora, ok, abbiamo il plexiglass in mezzo. Vieni Leo, eccolo qua, vedi che è arrivato. Ci siamo qua. Siamo insieme, però stiamo a distanza giustamente. Perché fare la televisione sembra esagerato. Allora stiamo a un metro e mezzo di distanza uno dall'altro. Io ragazzi nella mia vita ho visto di tutto. Credo proprio di fare una diretta nella stiva di una barca, assolutamente. Questa non è... Tra l'altro soffro anche un po' di mare. Perché si balla, un po' qua si balla, un po' si balla. A proposito di ballo, io vi faccio una proposta qua, una proposta, anzi, me la fa lui, perché oggi gli è venuta un'idea stupida. Ma se noi facessimo un'oretta alla settimana anche di un'altra, aggiungiamo un canale alla nostra web radio, aggiungiamo il canale Lissio non vi lascio. Qui ce n'è, puoi sbizzarrirti come vuoi. Un po' di buon ballo liscio, un'oretta di liscio per tutti, la gente a casa balla e ci manda i suoi video che ballano. Guarda, io mi ricordo che ai tempi d'oro, ai tempi della radio, l'oretta di liscio era la più in assoluto, più ancora della classifica. Quindi rendiamoci conto. Io ti posso assicurare, Masti, parlo con te perché sei in regia, caro. Perso Giorgio, no! Quando dice qualcosa di intelligente è sempre. È sempre così. Io, sarà un caso. Ecco, ok. No, quando dico una cosa seria, mi salta persino la tressa che io dico solo stupidaggini. Quando dico una domande, serie, mi toglie la linea e non mi fa più parlare. Ragazzi, la tre è con te. Ma con tre dita strette, c'è, così. C'è Francesco che ci scrive che al tuo commento di prima del Lischio. Dimmi. Dico, sì, con Don Lurio c'è scritto. Con Don Lurio? il buon Don Lurio. Io e dei balletti di Raffaella Carrà e cose del genere, noi parliamo proprio di ballo liscio, i valzer. Io però ho una richiesta: se fai il Lischio, io voglio una demo di tu e Leo che ballate il Lischio. Come no? Assolutamente, una grande mazurka. Ci faremo una mazurka insieme. Sì, porto io, te lo dico già che porto io. Bene. Vabbè. L'importante è che non spingi. No, io porto. Porti, va bene. Non spingo, porto. E sto parlando con Massi. Allora, vediamo se cade la linea un'altra volta. Davo, volevo dare ragione a Leo, il fatto che il ballo liscio, quando eravamo ragazzi e facevamo radio insieme, era l'ora in cui c'era più pubblicità nella giornata. Proprio gli ascolti erano altissimi, erano veramente alti. Pensa che allora dicevamo, belli, ma con sto liscio, belli, ma sono vegi, cosa fermo qui, noi siamo sveni. Loro, e intanto io facevo regia a quell'ora oggi, di liscio, io. Oggi invece quei vegi siamo noi, e quindi bisogna che anche noi ci orientiamo verso stili diversi, verso culture diverse. E quindi questo potrebbe essere dal reggae allo ska, dallo ska al rock, dal rock a mazurka. E vai, è un attimo, allora quel personaggio lì che ti porti dietro, mi hai già detto una volta chi è, ma me le sono già dimenticato perché ho il pesce rosso, è la memoria di un rosso la mia, è Megaman. Megaman, Carlo. giusto Megaman. Carlo, tu per caso, tra tutte le tante cose che puoi avere in casa, hai un omino di Kermit? No, perché i Muppets è un altro
Però una rana però, a casa ce l'ho. Però io e lui, due vecchietti di, dei Babes, potremmo fare. Però una rana a casa ce l'ho. Devo trovarla. Che... Adesso se la provo qui. Ma tu puoi fare la rana? Sì. Scusate, guarda, arrivo subitissimo. È andato, Carlo è andato. Invece noi siamo qua per ricordarvi che noi siamo andati in giro per Albissola, come avete visto nella nostra breve intro. Siamo andati in giro per Albissola, abbiamo parlato con tanti negozianti, siamo andati a intervistare qualcuno nel salone di bellezza e qualcuno che facesse parrucchiere e altre cose, proprio per dare le informazioni a voi su quello che è e le nuove, quelle che sono le nuove disposizioni riguardo proprio al a quando si ci va a tagliare i capelli. Vabbè, uova in faccia non ne abbiamo prese, anzi sono stati tutti molto molto cordiali con la parte di regalarci l'intervista. Noi speriamo di aver fatto un buon lavoro, le buone intenzioni ce le abbiamo tutte. Tra l'altro Giorgio si è occupato del montaggio, smontaggio, rimontaggio, fatto, girato. Mi piace il montaggio. Montaggio Giorgio, beato lui. E quindi ci sono... C'è tanto da vedere. No, non si sentiamo, Leo. Non ti sentiamo, Leo, non sentite neanche me a questi punti. Io sto parlando dal microfono. Non ci sentite più proprio. E allora aspetta che mi avvicino con il mio orecchio, mi avvicino a Leo, parlo. Non mi ricordo più che cosa stavo dicendo. Stavo dicendo che noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile e immaginabile, i commercianti hanno risposto molto bene, sono stati molto cordiali con noi, quindi c'è molto da vedere. Vi invito tutti quanti domenica ad intervenire e ad ascoltare anche tutto quello che vi proporremo nella diretta dalle 21 in poi. Yes, sir. Io dico solo una cosa a Francesco che ha risposto, che ci ha scritto, ha detto il Funko Pop di Terence, non è di Terence, è un'anteprima per quello che faremo mercoledì prossimo. Ecco, guarda bene, dove si appoggia? Cosa ha sotto i piedi? Cosa c'ha sotto i piedi? Porco il mondo che c'ho sotto i piedi! Sotto i piedi c'è una cosa molto molto famosa. La ventosa? No, è uno scate. No, la ventosa, quello rosa. È uno scate. È uno scate volante. Uno skate. Non è uno skate, è un volopattino. Beh, ho detto già tutto. Il volopattino. Forse ci arriveremo, perché il governo ha già il monopattino. Forse la prossima volta ci sarà il volopattino. È troppo tardi per il volopattino, ormai siamo in un'altra linea temporale, perché in Ritorno al Futuro ce l'avevano già da qualche anno il volopattino inventato. Infatti. Comunque ha detto giusto Francesco, che diceva che ha già capito che del Ritorno al Futuro è Marty McFly. E vi faccio una domanda intrigante: cosa avreste fatto con una DeLorean tra le mani? Anche se non andava indietro o avanti nel tempo, va benissimo. Anche senza il flusso. Carlo, facciamo un sondaggio libero. Vai. Un sondaggio libero. Risposte come volete voi. Cosa avrebbero fatto i nostri ascoltatori con una DeLorean sotto? Con una DeLorean volante o meno, o del tempo o meno. In ogni caso. Esatto. Anche a benzina per andare da qui a lì. Come volete voi. Cioè, la risposta primaria è andare a cuccare. Io me la sarei venduta, avrei fatto tanti bei soldini. Bravo Massi, l'almanacco quello che ruba Marti, che poi non ruba Marti, che prende subito Marti, poi la getta via, poi lo prende Biff e fa il casino e diventa miliardario nella linea temporale del passato. Vabbè, no, comunque. C'è del passato ma del futuro. Max, scusa, mi dici solo se funziona il microfono?
Stiamo andando con l'auricolare di Giorgio, bellissimo auricolare il mio. Quindi mi devo avvicinare ancora di più. Questo è l'auricolare, con questo. Francesco ci dice, Francesco ci dice, ha risposto alla cosa, io avrei visitato tutte le epoche per scoprire tutti i misteri risolti della storia. Io posso dire la mia. Di la tua. Posso, vorrei andare... Rispondete tra l'altro anche in chat, anche alla domanda, questa qui, rispondete qui sotto nei commenti. E io sarei andato un pochino indietro nel tempo, ed è Albano che distruggeva i dinosauri, così. Oh-oh! Esatto, c'è il giochino meraviglioso di Albano che distrugge i dinosauri. Allora, io mi sono svegliato ieri mattina col link che hai mandato tu in chat su quel giochino lì. È quello per mezz'ora in casa mia e i dinosauri che saltavano per l'aria. Io mi sono divertito come un pazzo, solo che a me mi guardavano, come dire, come se fuori come un po' giocato. Non sono riuscito neanche a fare un passo. No. Albano, perché con lui è morto. Era fantastico. E bisognava prendere il tempo giusto per farlo cantare. Era meraviglioso. Sì, devi premere quando i dinosauri erano vicini, allora premere. Se premevi prima non funzionava. Esatto, direi anzi alla 5. È bello scoprire da soli. Cinzia, io ti pregherei, se riesci a recuperare quel link, di metterlo in chat, così almeno di metterlo in chat, di metterlo sotto nei commenti del video, così chi ci sta guardando può andarsela a scaricare, perché non è che sia chissà che cosa, ma è veramente Ender Albano che canta e distrugge i dinosauri. È simpaticissima la cosa, veramente simpatica. Carlo, ti sei frizzato, ti frizzi da solo. Tu, mi Carlo, frizzo? No, no, sì, lo so che non è frizzato, ma si frizza lui, ogni tanto lo vedi. È perché sto rispondendo alla domanda, sto scrivendo anch'io. Rispondete alla domanda, ragazzi, c'è il sondaggio, libero. Giusto, giusto, scriviamo anche noi. Io scrivo, allora, scrivo che cosa? Cosa scrivo? Dove devi andare? Allora, Giorgio scrive, in particolare nomi... un una persona molto ascoltata, per noi teniamo compagnia a voi, ma voi anche dovete. Scusa, dato Massi ha messo. Massi ha messo l'immagine di Albano, di Albano, infatti, il Getta Robot. Fantastico, fantastico, veramente. Eccolo qua. Adesso ce l'abbiamo in pieno schermo. Anche bello, però, che quando dico qualcosa di sensato, voi mi tagliate sempre. No, io sono molto curioso delle interviste. Sensate. Ma l'intervista la si manda adesso? Ma anche io. Anche io ti giuro, no, mandiamo domenica sera l'intervista, no, a Nico, volevo vedere a Pescetto. L'intervista a Pescetto, no, no, ti posso il nome, non dovevi dire. Ma perché Nico Pescetto, se ne fa il nome, ad Albissola sentono il nome, si connettono in mille per vedere. Allora, che sorpresa è? Si connettono in mille per vedere il mitico Pescetto che risponde, tra l'altro, appena mandato via dalla spiaggia. Non dico altro, qua ci fermiamo. Appena mandato via dalla spiaggia dai vigili, quindi potete pensare cosa sia uscito dalla sua bocca. Mi raccomando, domenica non perdetevela per nessun motivo. Assolutamente. Per nessun motivo. Sarà la guest star della serata. Esattamente. Anzi, magari lo mandiamo due volte, una all'inizio e una alla fine, guarda. Se volete, io lo invito, abita a 10 minuti da mia, gli dico un attimo, Nico, vieni un attimo tu. Bravo, bravo, questa sarebbe poi la cosa pazzesca, avercelo in diretta, Nico, mentre si commenta da solo, diciamo così. Io ogni volta che mi tiro sulle braghe mi faccio lo sguaro, perché adesso vendono i pantaloni, una volta li vendevano se tu vedevi che c'era un piccolo graffietto, facevi vedere,
ti cambiavano le braghe perché non andava bene. Adesso te le vendono già strappate. Il problema è che ogni volta che veniva su la gamba, tra un po' avrò la gamba, una braga lunga, una braga corta, farò così. No, hai buttato su una... No, possiamo mangiare anche qualcosa, perché da bere ce n'è, ma mangiare no. Sono là, guarda, se le vuoi andare a prendere, buttici due nasse. Un pasto l'hai fatto vedere, quindi di pagare di sentirlo dalla tua bocca. Bravo, e tutto quello che ti gira attorno anche al ritorno al futuro, come al solito, come abbiamo fatto anche per esempio con i Ghostbusters, sarà una cosa molto simile, dove prendiamo tutti, dove prendiamo tutti i film, parleremo, sarà come un partite più fan che conosco e nel viaggio e fare film dosi do la regia. Vai, Mari, vai. Allora, abbiamo intervistato Garbarini la settimana scorsa, presidente dell'Associazione dei Bagni Marini dell'Albisole, ci ha dato quelle che sono le prospettive per l'estate ai bagni. Ora siamo qua ad Albisola, sempre con il vice sindaco Gambetta Roberto, che tutti voi conoscete. Ragazzi, e le chiediamo invece qual è la situazione e quali provvedimenti si prenderanno, sempre che si sappiano già, sulle spiagge libere. Sì, buongiorno a tutti. Ma per informazione, in questi giorni si sono sviluppati dei contatti, come dicevi te, anche con il presidente dei Bagni Marini, tramite i miei colleghi di giunta, e si sta lavorando per partire il più presto possibile. Adesso ovviamente fino ai primi di giugno la balneazione non è consentita, anche sui privati, quindi cercheremo, io mi auspico anche un documento condiviso con altri comuni, perché prendere una linea condivisa penso che sia la prima cosa. In questo momento qua abbiamo un nostro piano che abbiamo descritto anche a Garbarini, al presidente Bagni Marini, ce lo teniamo un attimo nel cassetto. Aspetta Massi, togli la condivisione dello schermo, perché secondo me è quello. Proprio per ricevere per ora i nostri concittadini nelle spiagge. Perché io adesso dalla tua condivisione sentivo che andava a scatti l'audio. Credo che la prossima settimana saremo pronti con un'ordinanza. Ripeto, poi aspettiamo anche le direttive del governo, perché in questo momento qua ci sentiamo anche un po' lasciati soli, nel senso che è facile dire video sorvegliate la spiaggia, mettiamo volontari, mettiamo chi percepisce il reddito di cittadinanza, ma sono tutte cose che bisogna organizzare nel bilancio comunale, voglio dire, abbiamo fatto dei costi, non sono costi da pochi soldi, da pochi euro, quindi anche questo in questo momento qua dal governo centrale non abbiamo una cifra dedicata. Vorrei mandarlo per pezzettino lì, cosa dice? Ci auspichiamo anche lì con i vari decreti che ne facciamo uno,
per i comuni per poter anche soddisfare al meglio un sistema di vigilanza. Ma perché non va il microfono, scusa? È perché va qui. Sì, l'augurio che il governo in questo momento, che ha tanto da fare, tanto da pensare, purtroppo... Però io adesso ti sento bene, Leo. Di quelle che è scappata, ragazzi, mettiamo mano alle spiagge libere, la gente può andare anche a spiaggia libera. Roberto, già che sei qua, ne approfitto anche per chiederti, visto la riapertura di tutti i locali, bar, ristoranti, avete riscontrato qualche problematica? I ristoranti, i bar sono pronti? Io però non vedo la diretta. Devo dire che Albissola, come i nostri concittadini, hanno rispettato funziona bene. Fino adesso un 95% le disposizioni che hanno dato sia il governo che la regione, quindi sono contento. È perché se sei con una sola connessione, già quella in LTS, stai guardando anche la diretta, magari poi fa fatica. Ora abbiamo un po' il problema della movida, perché la gente inizia a uscire, quindi abbiamo tre linee diverse. Anche lì Adesso vedi video in diretta di rotta. Per attrezzarci almeno. Ora si è bloccato il video in diretta. Sì, ma i problemi, questa sera ce li ha... Gli esercenti sono pronti, non vedono l'ora di ricevere la gente. Sta un po', ecco, ne approfitto. O il video è troppo pesante, perché se uno di noi ci mette un qualcosina in più, prima torniamo anche alla normalità. È anche difficile, lo vedo anche con gli amici, nel senso che ti incontri dopo parecchio tempo... ti viene naturale scambiare però va a due secondi, poi si ferma, va a due secondi, poi si ferma. Due parole e scambiare, perché no, anche un aperitivo insieme. Ovviamente in questi mesi di lockdown ci hanno insegnato a rispettare le misure di sicurezza, perché se si va a comprare il pane, se si va a fare la spesa, se si va in banca, si rispettano. Si continua a fermare ogni due secondi. L'appello che faccio, ricordatevi sempre di rispettare queste piccole norme che non solo ci salvano la vita, ma danno anche la possibilità di riaprire e di avere una vita tra virgolette normale. Sì. Credo che non ci si poteva più permettere di rimanere chiusi, perché tante famiglie che abbiamo ascoltato, abbiamo ricevuto, abbiamo aiutato, sono anche persone che non solo sono quelli i soliti che ad affacciarsi ai servizi sociali per bisogni di primari, di necessità, come quello del mangiare, ma in questi mesi qua abbiamo visto anche numerosi concittadini che mai più ci saremmo aspettati di ricevere in comune. Quindi, e in tanti sono anche tanti commercianti. Perché purtroppo anche lì la cassa integrazione non è arrivata, i 600 euro non sono arrivati ancora tutti, quindi sicuramente non voglio fare un'accusa a nessuno. Ci sono delle difficoltà, come dicevi te prima, organizzative, anche solo per erogare i contributi, però noi non ci si poteva più tenere chiusi per dare una sembianza di vita normale e soprattutto una ripresa economica del paese. Infatti quello che si auspica è che l'estate sia come le solite, con tanta gente in Albissola. Usiamo il cervello, due o tre settimane che lo stiamo continuando a ripetere. All'apertura si può fare tutto, come vedete, come ha detto Roberto, ci sono i negozianti pronti a fare quelle che sono le norme, a seguire le norme che devono essere seguite. Ora sta a noi usare il cervello per questo. Roberto, visto che sei qua con noi, ancora una domanda sola, poi ti lasciamo andare. È una cosa che preoccupa anche me, anche se non sembrerebbe, ma io gioco ancora a calcetto. Quando è che si potrà andare a fare un po' di attività insieme ai nostri amici? E lì la vedo già un po' più dura, perché lo vedete solo per andare in palestra, che fortunatamente hanno riaperto le palestre, le norme di sicurezza che bisogna seguire. Non si può fare la doccia, bisogna mettere la roba a ricoverare nel proprio borsone, cioè ci sono tantissime cose. Per andarsi a fare la partita di calcetto la vedo ancora un po' lunga, però anche lì siamo in attesa di decisioni governative e regionali per poi adottare qualsiasi delibera, qualsiasi ordinanza per poter venire incontro alle persone. Ok, Roberto, un augurio per la stagione, un in bocca al lupo per il lavoro che state facendo in comune. E Roberto, ancora una parola? Sì, volevo fare ancora un passaggio sulle spiagge, la possibilità di fare il bagno, dello stazionamento. Sì. Ok, ragazzi, scusate, è successo un patatrac. Insieme è successo un patatrac, via.
La diretta è andata come è andata questa sera, non è colpa di nessuno, le connessioni purtroppo vanno, vengono, sono labili. Prima sono saltato io, poi è saltato Leo, poi Carlo, poi è saltata Massi. C'è un po' di manicomio. Ci dispiace per Roberto Gambetta, che la sua intervista che abbiamo fatto è molto interessante e quindi vogliamo riproporverla a breve, a breve. Vabbè, praticamente vi abbiamo dato una piccola anteprima, una piccola pillola, una piccola pillola. Sembrava più una supposta che una pillola, però vabbè. Come al solito devo essere sempre io a fare quelle figure di gamma, eh. È logico, sempre io ci devo criticare. No, basta, perché hai detto una adesso, pillola, mi sembrava più una supposta che una pillola adesso, per povero Roberto. Adesso no. Adesso mi rifiuto e non parlo più. Basta, sono offeso. Ma come? Proprio adesso che volevo chiederti come ti è sembrata la settimana nostra di interviste, come siamo andati, e tu mi tratti indovina così. Indovina un po' come è andata. Ma da questione di pelle, perché... No? Da questione di pelle. Ma è stata molto proficua. Proficuissima. Non si dice proficua. Proficuesta. Proficuolla. Insomma, è stata una buona settimana. E si vedeva anche dall'intervista che abbiamo fatto al nostro vice sindaco e nostro amico Roberto Gambetta. E Massi, se sei pronto, se possiamo rimandarla subito, dammi un suggerimento tu dalla regia. Pensa che ho anche imparato un'altra cosa, a non essere positivo ma fiducioso. Bravo. Così almeno non mi rompi più le balle, perché tutte le volte è positivo. Io ho vissuto fino a 53 anni e mi sono sempre sentito dire ma devi essere positivo, ma per qua, ma per là. Una volta tanto sono positivo, questo mi dice io non lo posso. Allora, no, più che altro puoi dirlo se sei positivo, però poi te ne stai 15 giorni in quarantena per conto tuo e non si effetti a noi, giusto Carlo? Giusto. Allora, no, però tu bistratti un po' Leo, eh. No. Io allora dici? un filo. Ma figurati che la gente ormai mi ferma persino per strada, mi dice: ma tu sei il coglione della radio? No, 40. Fai un autografo. Pensa che le mie mani faccio vedere al mio bimbo quando torno a casa. Le mie mani hanno 10 dita più o meno, come tutti, più o meno, dito più dito meno, adesso sto lì a vedere chi ne ha di più. E sulle dita si possono contare le persone a cui voglio bene, e una di queste si chiama Leo, una di queste dita. Meno male che mi vuoi bene, pensa mi stava sul culo, cosa succedeva, eh? che culo che ho io. Sono veramente fortunato. Allora ragazzi, stavo dicendo, ciancio alle bande o bando alle ciance, come volete. Rimandiamo Gambetta, dai, che era una cosa seria e ci farebbe piacere ascoltarlo linearmente con noi che stiamo zitti e non ci parliamo sopra. Zitti. Allora, abbiamo intervistato Garbarini la settimana scorsa, presidente dell'Associazione dei Bagni Marini dell'Albisole, ci ha dato quelle che sono le prospettive per l'estate ai bagni. Ora siamo qua ad Albisola sempre con il vice sindaco Gambetta Roberto, che tutti voi conoscete, e le chiediamo invece qual è la situazione e quali provvedimenti si prenderanno, sempre che si sappiano già, sulle spiagge libere. Sì, buongiorno a tutti. Per informazione, in questi giorni si sono sviluppati dei contatti, come dicevi te, anche con il presidente dei Bagni Marini, tramite i miei colleghi di giunta, e si sta lavorando per partire il più presto possibile. Adesso ovviamente fino ai primi di giugno la balneazione non è consentita anche sui privati, quindi cercheremo, io mi auspico anche un documento condiviso con altri comuni, perché prendere una linea condivisa penso che sia la prima cosa. In questo momento qua abbiamo un nostro piano che abbiamo descritto anche a Garbarini, al presidente dei Bagni Marini. Ce lo teniamo un attimo nel cassetto, nel senso che Albisola Superiore è pronta proprio per ricevere per ora i nostri concittadini nelle spiagge libere. Attendiamo un po' di condivisione, credo che la prossima settimana saremo pronti con un'ordinanza
ripeto, poi aspettiamo anche le direttive del governo, perché in questo momento qua ci sentiamo anche un po' lasciati soli, nel senso che è facile dire video sorvegliate la spiaggia, mettiamo volontari, mettiamo chi percepisce reddito di cittadinanza, ma bisogna, sono tutte cose che bisogna organizzare e anche mettere nel bilancio comunale. Quindi noi abbiamo fatto dei costi e non sono costi da pochi soldi, da pochi euro. Quindi anche questo, in questo momento qua, dal governo centrale non abbiamo una cifra dedicata alla gestione delle spiagge libere. Ci auspichiamo anche lì, con i vari decreti, che ne esca anche uno in aiuto per i comuni, per poter anche soddisfare al meglio con un sistema di vigilanza le nostre spiagge. Sì, l'augurio che il governo in questo momento, che ha tanto da fare, tanto da pensare, purtroppo tante cose scappano e questa è una di quelle che è scappata. Ragazzi, mettiamo mano alle spiagge libere, la gente vuole andare anche a spiaggia libera. Roberto, già che sei qua, ne approfitto anche per chiederti, visto la riapertura di tutti i locali, bar, ristoranti, avete riscontrato qualche problematica? I ristoranti e i bar sono pronti? Io devo dire che Albissola, come i nostri concittadini, hanno rispettato fino adesso un 95% le disposizioni che hanno dato sia il governo che le regioni. Quindi sono contento dei miei concittadini, del lockdown che hanno subito, che hanno affrontato. Ora abbiamo un po' il problema della movida, perché la gente inizia a uscire, quindi anche lì ci stiamo, non a caso qua sono dentro il centro storico, a parlare con alcuni esercenti, con alcuni addetti ai lavori, per attrezzarci al meglio rispettando le misure di sicurezza. Gli esercenti sono pronti, i commercianti sono pronti, non vedono l'ora di ricevere la gente. Sta un po', ecco, ne approfitto anche della vostra intervista per chiamare un po' di senso civico, perché se ognuno di noi ci mette un qualcosina in più, prima torniamo anche alla normalità. È anche difficile, lo vedo anche con gli amici, nel senso che ti incontri dopo parecchio tempo, ti viene naturale scambiare un po' di sensazioni, un po' di due parole e scambiare, perché no, anche un aperitivo insieme. Ovviamente in questi mesi di lockdown ci hanno insegnato a rispettare le misure di sicurezza, perché se si va a comprare il pane, se si va a fare la spesa, se si va in banca, si rispettano le distanze. L'appello che faccio è: ricordatevi sempre di rispettare queste piccole norme, che non solo ci salvano la vita, ma danno anche la possibilità di riaprire e di avere una vita, tra virgolette, normale. Credo che non ci si poteva più permettere di rimanere chiusi, perché tante famiglie che abbiamo ascoltato, abbiamo ricevuto, abbiamo aiutato, sono anche persone che non solo sono quelli i soliti che ad affacciarsi ai servizi sociali per bisogni di primari, di necessità, come quello del mangiare, ma in questi mesi qua abbiamo visto anche numerosi concittadini che mai più ci saremmo aspettati di ricevere in comune. Quindi, e in tanti sono anche tanti commercianti, perché purtroppo anche lì la cassa integrazione non è arrivata, i 600 euro non sono arrivati ancora tutti, quindi sicuramente non voglio fare un'accusa a nessuno. Ci sono delle difficoltà, come dicevi te prima, organizzative, anche solo per erogare i contributi. Però noi non ci si poteva più tenere chiusi per dare una sembianza di vita normale e soprattutto una ripresa economica del paese. Infatti quello che si auspica è che l'estate sia come le solite, con tanta gente in Albissola. Usiamo il cervello, due o tre settimane che lo stiamo continuando a ripetere. All'apertura si può fare tutto, come vedete, come ha detto Roberto, ci sono i negozianti pronti a fare quelle che sono le norme, a seguire le norme che devono essere seguite. Ora sta a noi usare il cervello per questo. Roberto, visto che sei qua con noi, ancora una domanda sola, poi ti lasciamo andare. È una cosa che preoccupa anche me, anche se non sembrerebbe, ma io gioco ancora a calcetto. Quando è che si potrà andare a fare un po' di attività insieme ai nostri amici? E lì la vedo già un po' più dura, perché lo vedete solo per andare in palestra, che fortunatamente hanno riaperto le palestre, le norme di sicurezza che bisogna seguire.
non si può fare la doccia, bisogna mettere la roba, ricoverare nel proprio borsone, cioè ci sono tantissime cose. Per andarsi a fare la partita di calcetto la vedo ancora un po' lunga, però anche lì siamo in attesa di decisioni governative e regionali per poi adottare qualsiasi delibera, qualsiasi ordinanza per poter venire incontro alle persone. Ok, Roberto, un augurio per la stagione, un in bocca al lupo per il lavoro che state facendo in comune. E Roberto, ancora una parola? Sì, volevo fare ancora un passaggio sulle spiagge, la possibilità di fare il bagno, dello stazionamento e quant'altro. Noi abbiamo, senza di primi, aprire la passeggiata, senza di primi a dare anche la possibilità di camminare sulla spiaggia. Siamo stati anche i primi a dare la possibilità a poter fare il bagno. Se non facciamo proprio ancora stazionare le persone a prendersi il sole, pur capendo che si rischia meno prendere il sole che andare a fare la fila in un supermercato, dove faccio l'esempio del supermercato, che non si rispettano le distanze di sicurezza, o anche andarsi a prendere l'aperitivo la sera. Però in questo momento qua, come dicevo prima, siamo in attesa di direttive che stiamo sviluppando, perché ognuno di noi, abbiamo sentito anche gli altri comuni hanno il loro piano operativo, di portarlo in atto e di seguire una linea condivisa. Quindi non ci sono sceriffi, non ci sono coso, le persone vengono allontanate senza essere multate. Certo che chi continua e persiste tutti i giorni e viene trovato a prendere il sole, in questo momento qua c'è un'ordinanza che lo vieta, prima o poi ci saremo anche costretti a multare qualcheduno. Ma le indicazioni che abbiamo dato ancora ieri sono quelle di avere una tollerabilità e spiegare il perché non facciamo stazionare le persone sulla spiaggia, perché non siamo ancora nelle condizioni di garantire una sicurezza. E siccome la responsabilità soprattutto del comune, aspettiamo ancora i primi di giugno per poter partire, e mi auguro che sia un'estate calda, ricca di soddisfazioni e di ripresa, soprattutto per il tessuto economico che al bisogno in questi anni ha patito già abbastanza con tutta la chiusura di tutte le fabbriche, di tutte le attività produttive. C'è una crisi sul territorio importante, c'è tantissimi disoccupati, parliamo di migliaia di persone in provincia di Savona, e quindi questo è una crescita di degrado sociale che questa pandemia non ci voleva sicuramente, ma cerchiamo di affrontarla al meglio e dare la possibilità di ripresa. Quindi grazie a voi, grazie per l'intervista, buon lavoro, vi seguo, buongiorno a tutti. Buon'estate Roberto, grazie ancora. Noi siamo molto soddisfatti, molto molto soddisfatti. Qualche informazione l'abbiamo ricevuta. Sì, l'abbiamo ricevuta, e anche il sindaco di Sola, quindi tanta roba. Bene, quindi per andare al mare non sappiamo ancora come fare, però vediamo che prima o poi la regione si deciderà con il signor Toti a mandare disposizioni, e vediamo come Albisola poi deciderà di dirle e mandarci al mare. Carlo, dicevi qualche cosa? Sì, allora, vabbè, innanzitutto c'era Piero che ci stava guardando. Ciao Piero! Ah, scusa, è saltato un attimo l'audio. Era tutto per te, Piero. Bene, allora dicevo che
Offerto gentilmente da Gerardo Verna, che è lo sviluppatore, uno degli sviluppatori dei ragazzi di Trinity Team, che ha creato il gioco Straps and Beans, di cui abbiamo parlato mercoledì scorso, ci offrirà un altro giochino. Appunto, ci sarà in palio questo per il prossimo quiz di mercoledì. Ci sarà la chiave di licenza o di Steam o della PlayStation 4, a seconda di cosa sia. Io per quel giochino lì che ci avevi in mano, devo ringraziare innanzitutto Gerardo, che grazie a lui, anche sì, che ho vinto una facilissima domanda, anzi tre facilissime domande, ho vinto tutte e tre. Ho risposto tutte e tre. Non è partito la pausa, vabbè, fa niente. Ho risposto a tutte e tre le domandine, ho vinto, grazie, quindi grazie Gerardo. Però devo ringraziare anche un certo Francesco, che io non conosco, ma mi piacerebbe conoscere, che ieri sera non era collegato. L'altro ieri sera non era collegato. E cavoli suoi, perché sennò magari l'avrebbe vinta lui la chiave. Invece lo di sicuro l'avrebbe vinta lui. Esatto, esatto. Ma anche perché, ti ripeto, non essendoci lui che avrebbe vinto sicuramente, visto che è velocissimo a scrivere, a seguire, conosce tutto... Io ho visto che per fino adesso vi sta seguendo su qualsiasi cosa, lui arriva, quindi ciao Francesco, grazie che non c'eri di mercoledì, mi hai dato la possibilità di vincere qualcosina anche a me. Lui è molto appassionato di Bad Terrace, infatti ci incontrammo a Lucca Comics di anni fa e ci fermò, io e Piero ovviamente cosplay di Bad Terrace, e da lì ci conoscevamo, cioè, ovviamente amicizia su Facebook e... Da lì ci siamo seguiti, abbiamo visto, lui aveva un cosplay di Mazinga Z favoloso, cioè, immaginati Mazinga Z portarlo in cosplay, cioè... non deve essere una cosa molto semplice. No, no, anche lui lo fermava, vedevi la folla e poi spuntare nel mezzo il Mazinga Z, era lui. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso il fatto che non ci fosse mercoledì in diretta. Mi dispiace per lui, se la puntata se la vuole rivedere può andarsela a rivedere, anzi penso che l'abbia già fatto, però grazie al fatto che lui non c'era lui e io ho vinto, non c'era lui e ho vinto. Ma Francesco grazie, ti puoi rifare comunque, perché abbiamo ancora un'altra chiave di licenza di Straps and Beans, se puoi vincere. Intanto faccio vedere qualche... Ah sì, allora, beh, intanto ha vinto il badge, che glielo spediamo. Vero, vero. Poi faccio vedere una e tra l'altro vi ha fatto fare una trasmissione stupenda, perché grazie ai suoi commenti due settimane fa, la settimana scorsa, ha fatto veramente un capolavoro. Wow, Final Fantasy! Questo ci giocai sull'Amiga, la prima volta ci giocai sull'Amiga. Come no? Non è Final Fantasy? Non ci vedo, sono cercato. Ma non è mai... ma non è uscito sull'Amiga. Sì! No? No. E dove ci ho giocato? Nintendo... No, Nintendo 8 bit, però attenzione, i primi non sono usciti qua in Europa. Alla fine quello che ha fatto il boom è stato un po' Final Fantasy 7, mentre gli altri c'è stata un po' una cosa travagliata. Allora, non ho avuto tante console da ragazzo, mi sono buttato sugli Amiga e ho sempre andato sull'Amiga, però mi ricordo però aspetta, sull'Amiga c'era anche la copia di sai cosa? Secondo me l'hai giocato sull'Amiga, ma era una roba un po' così, come c'era Super Mario per l'Amiga, no? Erano quelli... Ah, era un mastrossato. Era un po' mastrossato. Ok, e non era Final Fantasy, ma era Final Fantasia, e allora... Bravo, esatto. Ok, ho capito, però io ci ho giocato, mi sembrava che... cosa, insomma, questo è una chicca, questo qui arriva dal Giappone. Sigillato. Ne ha fatta di strada. Carlo, sì. Carlo, una domanda, sì. Una domanda che non c'entra nulla. Che macchina hai tu? Una C3. Ecco, benissimo. Allora, visto che Carlo alla prossima puntata metterà in omaggio un giochino, io metto in omaggio le chiavi della C3 di Carlo. Beh, chi risponderà esattamente a una nostra domanda vincerà una C3 e se la potrà portare a casa tranquillamente. C'è già l'assicurazione e il bollo pagato. Ci trova. È tutto a posto.
Quindi vedete comunque, che dice di no. Carlo non è convinto di questa cosa. Ah, che noi regaliamo qualcosa. Ma sai che quasi perché l'ultima volta non partiva, quindi non so quanto convenga rubare. Cioè, vabbè, ma comunque la domanda sarà semplice, perché la nostra domanda è a che ora precisa è nato Carlo Carretto. Quindi lui lo sa. Altri magari un po' meno, potrebbe vincere magari sua moglie, la sua mamma, qualcuno così, poi del resto è proprio una fortuna immensa saperle queste cose. Ah, comunque guarda, aspetta allora, comunque scusate, qua ci sono le chiavi, se non funziona, se non va in moto la macchina potete prendervi le gomme, potete mettervela nel garage, ah, poi ecco, magari farla riparare, potete fare quello che volete. E le chiavi sono qua, chi risponderà esattamente a una nostra domanda online in diretta vincerà la Citroen C3 di Carlo, ok? Offerta volontariamente. Molto volontariamente, ovviamente. La prossima settimana quella di Piro. Eccolo lì. Allora intanto c'è Francesco che voi avete... Voi avete i gadget, avete, noi non abbiamo niente, quindi in qualche modo dobbiamo rifarci un pochettino. È vero. Poi allora, la volta dopo daremo quella di Massimo. Quindi se Massimo vuole evitare di rimanere senza macchina, che ci trovi qualche gadget da regalare agli ascoltatori. Cominciano ad avere male le mascelle qua, le gote da ridere, comincio a sentire un certo dolorino da queste parti. Allora c'è una cosa che ha scritto Francesco, ha scritto allora GameCube la comprai apposta per Metal Gear Twin Snake, vale oro quel gioco adesso, e il remake di Resident Evil, un secondo. Non è andato. E quando lui parte ritorna con delle cose mostruose. Come minimo tornerà con una GameCube. Adesso torna travestito da Phantomas. Una GameCube in mano, minimo. Tanto noi ricordiamo che domani sera, infatti cosa ti ho detto? Questa è giapponese, è giapponese. L'ho comprata per 7 euro, sono 1000 yen. E guarda un po', Francesco, scusami. A me sembrava la lavatrice di Barbie, pensa un po' come sono. No! Da uomo in questa sera, io anche comunque, siamo due ignoranti in questo campo mostruoso. No. Eccoli lì. Questi sono due giochi. Questo è quello che diceva Francesco nel commento, il remake di Resident Evil 1, il Resident Evil Rebirth. E poi questo che l'hanno fatto con lo stesso motore grafico del era in esclusiva per YouTube, mentre questo qui aveva in esclusiva il personaggio di Link Soul Calibur. Ogni gioco di Soul Calibur ha in esclusiva un personaggio per la console qui. Wow, quante cose si imparano stati a sentire, Carlo. C'è Francesco che dice no, la voglio rossa, cappottina gialla, come la di un bug. Vedi che abbiamo trovato qualcuno interessato alla tua macchina, vedi. Io secondo me se continuiamo così va a finire che poi la mattina scendi, vai a prendere la macchina e non la trovi più. Non c'è. Allora Carlo, prima devi vincere la sfida birra e salsiccia, poi quindi la macchina con capotina gialla e rossa, la macchina con capotina gialla sarà tua e quindi la puoi dare ai nostri ascoltatori, a chi vincerà del quiz. Okay, perfetto, stabilito questo. Ricordiamo una cosa, ricordiamo domani sera ore 21:22, non vado errato, non sento Massimo dalla regia o è giusto, 21:22, perfetto, domani sera guarderemo in diretta, ovviamente qua non c'è gli scienziati, non ci sono astronomi, non ci sono personaggi famosi, saremo noi al cazzeggio. Non possiamo fare la radiocronaca noi domani? Perché no, sì. Facciamo una videocronaca, quindi manderemo in live la partenza del SpaceX verso la ISS e la commenteremo col nostro solito cazzeggio. Ma voi ci pensate, questi due poveri astronauti che l'altro giorno sono stati tutta la giornata lì seduti col muso puntato per aria e a un bel momento gli hanno detto no, guardate, abbiamo sbagliato, oppure non si può,
facciamo sabato prossimo. Pensate un po' con che quale sentimento possono aver provato in quel momento lì. Ora è data stabilita anni e anni prima, come oggi mi ricordava il buon Massimo, forse 9 anni prima addirittura era stata stabilita la data dell'altra sera per la partenza, con orario e tutto, perché i calcoli ovviamente sono quelli, si sa benissimo che un astro, un satellite, l'ISS in questo caso, ovviamente sai a che velocità gira, quindi sai dove trovarla in qualsiasi spazio-tempo, ci siamo. Però peccato che hanno dimenticato di dire che quel giorno ci sarebbe stato vento, quindi non era possibile fare il lancio. E quello 9 anni fa non l'hanno calcolato, via. Dobbiamo fare un po' le previsioni a 9 anni, ragazzi. Avete sbagliato previsioni 9 anni prima, E non va bene, non va bene. Ora speriamo che domani sera tutto sia regolare, così possiamo seguire l'emozionante partenza. Ripeto, la seguiremo col nostro cazzeggio, con la faccina di Carlo così che ci guarda in quel modo. Lasciamo perdere. Lo sfondo che hai messo, Massimo, stasera sembra la sigla di CG5. Fantastico. No, non sopporto TG5, non sopporto TG5, è come Windows 10, non sopporto TG5. Pensavo studio aperto. Sono due cose che mi mandano in bestia. Mi piace il giornalismo, e purtroppo TG5 giornalisti non li abbiamo. Vabbè, adesso lo mando via perché è tardi, non accetta voi. Oh, Leo. Vabbè, ragazzuoli, io basta, non ne ho più voglia, perché devo mantenere le energie per domenica, che sarà una grandissima puntata, e non ci sono solo le interviste. Vi ricordate, vi è stato detto nella telefonata di qualche giorno fa, ci sono le interviste, sono tante, c'è tanta carne a fuoco da fare, una bella bracciolata. Ma poi c'è una graditissima sorpresa per voi di Savona e per voi di Albissola, quindi mi raccomando, e anche della Valbormina. Zona Savona. Quindi mi raccomando, puntuali domenica sera dalle 21 in poi con Radio 40. Invece mercoledì cosa ci propone Carlo e Piro, cosa ci propongono? Super Nerd Bros saremo a tema Ritorno al Futuro. Allora facciamo una piccola anticipazione, perché purtroppo l'hanno posticipato, ci sarà poi la presentazione della PlayStation 5, ma doveva esserci il 3, mercoledì, l'hanno spostata giustamente a giovedì, quindi vabbè, in qualche modo faremo lo stesso, e vedremo di commentarla in qualche altra maniera. Non ti sento, Leo, scusa. Dicevo, mi senti? Sì, ora sì. Adesso siamo tornati. Dicevo, Carlo e Piero vi proporranno il ritorno al futuro. Noi vi proponiamo il ritorno al presente. Quindi voi potete scegliere quello che volete. Domenica ritorno al presente, mercoledì ritorno al futuro. Giusto. Stavi dicendo, Carlo, purtroppo detto abbiamo perso, sicuramente avrei detto delle cose interessanti, speriamo di non averti interrotto, perché a un certo momento sentivamo, è sparito tutto. Ci sei sparito davanti, ma colpa nostra, abbiamo perso il segnale da queste parti, deve esserci qualche UFO che gira e ogni tanto si succhia il segnale, perché mi sembra possibile che non si possa avere una connessione stabile con la 3. Passiamo da 5 tacche a meno 2, e quindi non è una cosa fuori dal normale. Wind 3, da quando si sono collegate insieme, Wind 3, allora a me amministrativamente parlo, faccio un po' di pubblicità, a me piace fare pubblicità, perché in fondo insomma dobbiamo essere un po' quello che è l'orecchio della gente, no? Siamo, ascoltiamo noi per dire agli altri. La voce della gente. La voce della gente, diamo voce a chi non ha, siamo l'orecchio, la voce, non fare dire altro che non vorrei passare al volgare. E la Wind 3, da quando si sono messe insieme, io le sconsiglio anche al mio gatto. Se il mio gatto decidesse di comprarsi un cellulare, le dico lascia perdere, intanto anche ad appoggiarlo lì prima o poi non funzionerà, senza toccarlo, ma non funzionerà, perché c'è qualcosa che non funziona, o amministrativamente parlando,
o di linea o di cosa, sono diventati veramente un disastro. Mi dispiace, perché è da quando sono nati che io sono insieme alla 3. Ultimamente, ragazzi, andargli a tagliare i ponti non si può, perché sarebbe un crimine, però ci pensano da soli, ci pensano da soli. Però alla fine lo vedi che è sempre il vento, wind anche lì. Il venticello, il venticello è sempre una cosa. E wind è il vento del soffio. Un leggero venticello. C'è Francesco che dice, ha fatto una citazione bellissima, cioè, ha detto: ok, mercoledì mi logo col nome di Clint Eastwood. Una citazione del giorno futuro, per me hai già quasi vinto il gioco, cioè, è già quasi vinto. Rimarrai senza macchina. Allora, diciamo sicuramente, anche se facciamo una gara io e Francesco, sicuramente con Bud forse magari arrivavo una frazione di secondo dopo, ma con l'editore al futuro mi arrendo già in partenza, no? non potrò sicuramente stare lì. Tante chicche. Tantissime curiosità che molti non sanno di Ritorno al Futuro. Tra l'altro, mercoledì sera, quando voi andate in onda, io sono al lavoro. E siccome guido un taxi, quindi un taxi non è che ti chiamano in continuo, stai molto tempo fermo, quindi vi guardo con piacere, mi tenete compagnia e mi fate passare 2 ore in sana allegria, diciamo così. Grazie. Vabbè, se dalla regia mi dicono che non abbiamo più niente da dire, io qualcosa farei. Ragazzi, io sono già al caffè. Mi sto fumando la sigaretta. Allora, Francesco, ti do un consiglio. Scusate un attimo. Allora, commentate come fa Francesco, innanzitutto, che commenta tantissimo, grande. E ha scritto che pensa quando ho visto Ready Player One, perché ha detto mi tocchi su dei miti. Ready Player One, vai a leggerti il libro, allora. Ci sono più citazioni che nel film. Sono citazioni soltanto agli anni 80, invece il film prende un po' tutto, però ci sono molte citazioni, specialmente per la battaglia finale. Non dico altro, se no è spoiler. Quindi, ragazzi, commentate, condividete, mettete il like alla pagina anche. Io mi piacerebbe tanto sapere chi ci ha ascoltato stasera, chi è online, ma purtroppo qua non si riesce a capire. No, non riusciamo, come mai? Non riusciamo a vederlo. C'è qualcuno che ce lo può dire? Ma sì, c'è un segno. Abbiamo commenti quasi tutti. C'è Anna. Ciao Anna, non t'avevo visto. Ciao Anna, ben ritrovata anche te. Ciao. Anna me l'ero persa, da qualche parte c'è anche Roberta. Ciao Roberta, t'ho visto prima apparire e scomparire in un attimo. E poi sicuramente altri che ci stanno seguendo. La Cinzia dice che sta scrivendo. La Laura, ciao Laura. Ciao Laura, abbiamo anche la Laura. Ma la Lauretta... Insomma, la Coppa di Albissola ci vuole bene, ragazzi. La Coppa di Albissola ci segue. E noi salutiamo tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Buon lavoro a voi. Allora, va bene, cosa va bene. Dite? Vai. Ma io, guarda, sono carichissimo, andrei avanti fino a domani mattina. Non so voi, anch'io. Ma io mi sto divertendo un casino stasera. Con questa musica. Stiamo regalando macchine, stiamo regalando giochi per la PlayStation e per la Xbox. No, e non solo. PlayStation e PC e Steam. Ah, ok. L'Xbox roba da vecchi l'Xbox. No, è che insomma sta generazione l'Xbox ha fatto un po' a cagare. Ok. Scusate il francesismo. Termine tecnico, videoludico. Ovviamente. Gio, mi fai sentire un pochettino di questo pezzo che è bellissimo? Questo è Ghost Town degli Specials. Sì, perché se domenica non bastassero le interviste,
non bastasse la sorpresa che ha annunciato lui, che interesserà agli abitanti di Savona, della Val Bormida e anche di Genova, diciamo così, anche se in questa sede anche non ne parleremo, abbiamo anche da parlare di Ska. Ricordate, è un po' che ci stiamo rimandando questo discorsino, prima o poi ne parleremo. Signora Longari. Prima o poi ne parleremo, dai. La musica Ska ci ha accompagnato per tanti anni, continua ad accompagnarci con dei gruppi favolosi che piacciono anche al nostro Carletto. Sì, io ho una dedica da fare con lo Ska. Ecco, chiederò una canzone. Perfetto, questo mi farà molto piacere, perché se riusciamo domenica con tutta la carne che abbiamo facciamo anche la salsiccia alla fine, via, dai. Sì, che la puntata di domenica preparatevi, perché durerà 4-5 ore, così andremo fino alle 2-3 del mattino, non è un problema. Allora, intanto Francesco dice che in Ready il, aspetta che me lo sono perso, con il Gundam contro Mechagodzilla, quel film valeva già il prezzo del biglietto. Eh sì. Chi è che di voi che ha visto Ready Player One? I don't know. No. Giorgio, non l'hai visto? I'm very confused. In questo momento mi vergognavo. Recuperatelo, perché è un bel film. Sono andato in bianco. Sono tanti tributi agli anni 80. Dobbiamo recuperarlo e vederlo. Anzi, adesso Massimo farà una ricerca dove lo fanno vedere in streaming e ci cliccherà una bella. Ovviamente in streaming, ragazzi, quando parlo di streaming parlo di Netflix, tutte le cose giuste a pagamento, mi raccomando. State un po' bene a sentire. Io adesso spero che dopo questa diretta, io adesso poi vado a vedere se abbiamo pescato qualcosa, perché ho una fame della Madonna, e se non abbiamo preso almeno un polpo, che me lo mangio vivo, a mozzichi un gappa, lo strappo a mozzichi proprio. A mozzichi un gappa. Giorgio, se vuoi ti presto il Blu-ray di Ready Player One. Ok, abbiamo io sono riuscito a vederlo il film, sono già riuscito a vederlo praticamente. Allora, ho un Blu-ray offerto da Massi, dalla regia, mi ha offerto di prestarmi il Blu-ray da vedere. Io glielo ho detto a Massi, Francesco, dopo il tuo negozio si trasferirà qua in casa mia, perché pensa alla volta e porta via tutto. C'è Francesco che ha scritto, ci ha fatto un quesito, ha detto: ok, indovinate la citazione. Io non dimentico gli amici, ma ricordatevi che mi dovete un favore. Aspetta che mi sfugge, faccio una figura. Sai che questa mi sfugge anche a me? Sfugge un attimo, aspetta, io non dimentico gli amici. Ascolta, a me che mi sfugga è un attimo, perché voglio dire, non è che... Ma no, deve essere di Bud e Terence sempre. O no, forse no. Qua mi sento caduti sull'uccello tutti quanti. Aspetta che mi sposto. Francesco, ci ha fregati tutti. Che poi tra l'altro dicono che sia una 1972. Aiutino anno 1972. Il Padrino? No. Allora, dalla diretta dicono Il Padrino? No. Andiamo. Un Tramonto Rosso Fuoco. Film e premio Oscar famosissimo. La miseria mi sfugge. Bene, ragazzi, 72. Qua vi hanno preso proprio in flagrante. Proprio. Indovinato Il Padrino. Ah, bravo Massi. La regia ha indovinato Il Padrino. Bravo, Massi. Padre. Abbiamo una grandissima regia, l'ho sempre detto, grande regia. È per quello che facciamo belle le trasmissioni, perché abbiamo una redazione e una regia meravigliose. È vero. Mera e anche vigliose. Bello, mi piace il rapporto così, che ci fanno anche le domande. Grazie Francesco.
Mi raccomando, ragazzi, anche altri, fateci le domande qua. Imparate da Francesco, ragazzi. Imparate sì, da Francesco. Mi raccomando, ciò lo voglio con video dal vivo, eh. Lo voglio live. Chi? Quello che ti ho chiesto. E allora? Lo voglio live. Perché adesso, vabbè, ormai si è fatta una certa e dobbiamo anche salutarvi. Perché sì, perché sennò mi sfrattano, più che altro mi sfrattano di casa, non è vero. Quindi, vabbè, Carlo, se vuoi ancora dire qualcosa, e poi vorrei salutare tutti gli ascoltatori con una chicca veramente doc. No, allora io dico sempre che non c'è la taglia, no. Quello che, no, vabbè, l'ho già detto prima, che ogni mercoledì cercheremo di stupire il pubblico e di far divertire il pubblico con curiosità, cose sempre nuove, e che non mi ci vedo io così come sono adesso in borghese, io mi ci vedo più costo. Guarda, il mercoledì sono quasi sempre Trinità o un altro costume, ho Darth Vader, ma Darth Vader non ci respiro proprio, muoio. Allora, ascolta, io sono pronto ad andare a lavorare vestito da, dillo, Babbo Natale. Ma, no, ma personaggio che tanti rientra, è quello che rientra nei due miei film preferiti, Trinità. Il fratello Tobia. Lo chiamavano Trinità. Io voglio fare il fratello Tobia. Quindi, io non metterei più vestito da Poldo. Dovete aiutarmi a cercare perlomeno la parte superiore, perché poi sotto non si vede, ma tanto da iniziare, almeno io mi collego insieme a voi mercoledì. Vabbè. E vi do due chicche prese dalla Bibbia, dalle sacre scritture, vi posso leggere quindi qualcosa in diretta ogni mercoledì sera. Però non fare come Tobia del film che usava solo l'acqua, stavolta il vino portalo. Ok. No, il mercoledì purtroppo sono al lavoro e quindi solo acqua, si parla solo di acqua. Giusto. Dimmi. Visto che la tua macchina ormai è quasi già andata, qualche giorno, ormai. Pochi giorni, io ti consiglierei di farti un giro per Albissola con Bud Spencer, tu travestito da Terence Hill sulla tua auto, vi fate fermare da una pattuglia. Dovete fare le scommate davanti a una pattuglia di polizia, vi fate fermare. E gesti dell'ombrello come se piovessero. Allora sì, tra l'altro i gesti dell'ombrello, quelli cioè i classici, cioè tipo questo in Giappone, così, vuol dire forza. Sì, giapponese. Forza, vigili. Così, ma sai perché? Perché tu siamo in ottica, forza vigili, forza carabinieri. E tu sei sicuro che la macchina è in un parcheggio della polizia locale di Albissola? Io in questo momento adesso chiamerò il 112 perché è stato rapito Barba Papà. Ecco. No! Alert! Ora chiedo il riscatto, secondo me... Mi è stato rapito Barba Papà. Chiunque avesse rubato il mio Barba Papà è pregato di chiedermi qualsiasi cifra che gliela do. Ecco. Allora, scusate, c'è un'altra città. L'ho preso io! Scusate, ragazzi, c'è Francesco che ci chiede un'altra cosa. Ci chiede citazione, di indovinare questa citazione. Pillola. Film. Era un po' vago. Pillola. A voi viene in mente? Io un'idea ce l'avrei, però non la dico. Ed è meglio non dirla. Dilla. Perché anche a me ha avuto la stessa idea, ma sono due film diventati dei 18, quindi no. Ecco. Immediatamente una cosa, ma non lo voglio dire. Io non so lui a cosa si riferisce. Ora voglio saperlo, cosa avete preso. Sai come siamo anzianotti. Non fa niente. Pillola, la prima cosa che ti viene in mente qual è? La pressione è alta. Quella è la pastiglia. È vero, non è la pillola. Ditelo, io voglio saperlo ormai, sono curioso. No, non voglio dire. Dai. Era solo un trailer, quello che ho visto io. Al film lo avete già nominato, ve l'ho fatta facile. L'abbiamo anche nominato. L'abbiamo nominato. Non puntate il dito su di me perché io non ho nominato proprio niente.
Io devo ancora votare, quindi non ho nominato nessuno. No, l'abbiamo. Viene citata in una biblioteca. No, hai scritto male, non era mica pigliala. Era pigliala dei Ghostbusters. Cioè pillola e poi pigliala. No, no, è diverso, no. Pigliala, ma magari, pigliala. Magari ho scritto male il T9 perché era pigliala. Vabbè. Io l'ultima volta che ho visto una biblioteca con una donna arrampicata sopra, sotto c'era uno che diceva: che bella topa, che film è, che film è? E c'era sopra una topa che era un topone americano. Io invece mi ricordo un film che alla fine usciva la scritta The End. Che film era? Però quello della topa? No, la topa, scusera, boh, io non lo so. Dai, è facilissima anche questa come citazione. Non mi ricordo quale animale fosse, ma sembrava un topone gigante imbalsamato sopra. Poi c'era la bibliotecaria sulla scala e da sotto Leslie Nielsen disse: no, che bella Leslie topa! La topa è imbalsamata, ovviamente. Una pallottola spuntata. Una pallottola spuntata. Okay. Esatto. Quel film scena mitica. Allora, Francesco, quanto sono stato bravo a capire che era pigliala? Me lo dico da solo. Perché era pigliala. Hai vinto due volte, fregato. Io ho indovinato la citazione lo stesso anche con la cosa sbagliata. Adesso sta facendo di tutto per vincersi la sua macchina. Tu hai fregato Francesco, il T9, caro, hai rivinto la tua macchina, ti restituiamo la tua macchina. Grazie. Diamo in palio quella di Piro, che è più nuova. Adesso passiamo a quella di Piro, esattamente. Quindi, domenica, macchina di Piro in palio sulla nostra domanda, sarà ovviamente difficilissima. Una domanda non ve la vogliamo rivelare, assolutamente no. Però vogliamo rivelarvi che il sottoscritto va a lavorare, quindi vi deve salutare perché è già in ritardo massimo, sono fuori tempo massimo, devo scendere a casa, devo fare due piani in discesa, probabilmente mi butterò giù dalla tromba delle scale per fare prima. Fini il cartellino col sangue. Esatto. Ma se siamo sott'acqua? Sott'acqua, mi devo buttare due piani sott'acqua, quindi mi devo anche mettere la muta e le bombole, quindi devo questo non sa neanche dove si trova. Vi devo lasciare, il problema è questo, quindi vi saluto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao ragazzi, è stata una vi lasciamo con un pezzo memorabile, non perdetevelo, ascoltatevelo tutto. Si tratta di Jamming e lui è Bob Marley and the Wailers. Yeah, ciao. Grazie Francesco, ciao. Ciao Francesco, grazie! Ciao! Liguria, welcome to the paradise. 4 euro un caffè. Per lì di tasse ne pago 3. Qua però si sta da re. Sei proprio un foresto, Milano, Torino, l'estate sta arrivando da noi. Nebbia non ce n'è. Arriva di Bauscia. Vamos alla playa con birra e focaccia. Sestri con la baia, c'è sempre bonaccia. Costa del Ponente per la bronzatura e le Cinque Terre belle da paura. Me gusta toda Liguria. È una goduria. Toda Liguria.
sé, terra aspra un po' selvaggia, i tramonti sulla spiaggia, di passaggio per chi viaggia. Quel passotti non si sbaglia. Prendi la moto, andiamo a mangiare sul litorale, sole vi scogli la brezza di mare, lo dice anche Gino, sapore di sale. Poi scende la notte e andiamo a ballare, ma prima Sanremo, Casino Royale. La nostra regione è l'ideale d'estate, sai già dove farti trovare. Il finale lo dico con Paolo, c'è da fare. In ospitali lo pensa all'imbecilli, e per citare Trillite Giumusse che mandilli. Nell'entroterra tra fiumi, monti e funghi, forse non l'hai capito, la Liguria Caput Mundi. Vamos alla playa con birra e focaccia, Sestri con la paia c'è sempre bonaccia. Cinque terre belle da paura, vamos alla playa con birra e focaccia, Sestri con la paia c'è sempre bonaccia, Costa del Ponente per la bronzatura e le cinque terre belle da paura. Medusa